Allora, voglio dare qualche risposta di nuovo, voglio parlare di Fuerteventura, anche se io lo italianizzo perché dico Fuerteventura, Fuertevento, va bene. Questa isola delle Canarie, ok? E do una risposta a questi Warren Buffett dei no altri, e cercando ancora una volta di parlare in italiano. Io potrei anche parlare romeno, potrei parlare anche in altre lingue, potrei parlare anche in tedesco, visto che comunque c'ho un B1 di tedesco e ho abitato in Germania un po' di anni, lo faccio in italiano in modo tale che comunque, essendo comunque la mia lingua madre e anche la lingua madre di altre persone, che comunque sono e restano italiani, cerco di parlare in maniera semplice, ok? Parlo in italiano, ok? Io ho analizzato la situazione delle Canarie dal punto di vista economico e dal punto di vista turistico. Con quello che è successo a livello mondiale, ok? Ripeto, cerco di parlare in italiano. Io non ho parlato di residenti, di turisti, di italiani alle Canarie, visti bene, visti male, me ne frega un cazzo. Io sto parlando a livello economico, ok? Quest'anno il turismo a livello europeo ne risentirà a livello assurdo. Non ci sono delle zone che sono privilegiate, ok? Non è che sono spianate le isole Tenerife, è spianata Ibiza, sono spianate magari le zone turistiche italiane e viene preservata miracolosamente Fuerteventura. La spianatura è generale, ok? Perché quando c'è crisi. Cazzo, è bello che sto parlando anche in italiano, eh. Quando c'è crisi, quando c'è paura, quando c'è frica, te lo dico anche in romeno, ok? C'è anche frica de femei, qualcuno ha, vabbè. Allora, la gente viaggia di meno. Viaggia di meno, si sposta di meno, consuma di meno. Ma questa qui non è una teoria Lambrenedettiana, questa è economia, ragazzi. In una fase espansiva la gente spende, in una fase di contrazione del mercato, di deflazione, e con quello che è successo, la gente spende molto di meno, viaggia di meno. Poi ci sono già delle compagnie che stanno quasi fallendo. Penso a Lufthansa, l'anno scorso Thomas Cook, quella inglese, un grande operatore, è andato gambe all'aria. E ragazzi, ci sono anche degli affari. Se ti muovi e cercate bene, ci sono dei posti 3-4 stelle che una settimana, 10 giorni, pensione completa, te li tirano dietro in Spagna. Sud Italia un po' di meno, visto che i prezzi sono ancora abbastanza alti. Ma le grandi catene, ok, Spagna, piuttosto di lasciare gli alberghi vuoti, fanno dei prezzacci. Le grandi catene, che comunque io sono sempre andato, mi sono trovato sempre benissimo, fanno dei prezzi assurdi. Tanto è vero che io ho già preso andando in Spagna, andando nelle Baleari, ok? Trovando dei prezzi direttamente prendendo da loro strepitosi. Se cercate bene trovate delle situazioni. Perché? Perché la gente ha paura di viaggiare. La gente non si muove, la gente sta al bagnomariuccia e funziona così, ragazzi. Quindi non è che verrà colpita Tenerife, verrà preservata Lanzarote, verrà colpita solo Fuerteventura, mentre negli altri posti, che ne so, ad Alicante saranno cieli splendidi o le Sardegna migliori. Sarà una spianatura generale. In questi giorni vi posso garantire che dalla Svizzera non vedi nessuno camper olandese, tedesco, eccetera, eccetera, passare. La prima area di sosta, generalmente era piena zeppa di turisti. Non si spostano in auto, pensate che si spostano in aereo? Per l'amor di Dio. Allora, penso e credo che magari a luglio, ad agosto, sicuramente un po' di gente si muoverà, quindi arriveranno anche a Fuerteventura, arriveranno anche da altre parti. Ma è una fiammata, è una fiammata. Perché ragazzi, io prevedo una situazione drammatica, almeno per un paio d'anni, per 2 o 3 anni, prevedo
prima che si ritorni alla normalità. Questo non vuol dire che alle Canarie, a Forteventura, stanno morendo di fame, che sono lì che stanno morendo. Sto semplicemente dicendo che questa crisi farà viaggiare molto meno turisti. Quindi chi ha delle attività, bar, ristoranti, attività turistiche, soffrirà tantissimo. Molti hanno chiuso, molti se ne sono andati. Alcuni continuano, per l'amor di Dio, sono contenti per loro. Ma come c'è crisi in Italia, c'è crisi in Spagna, in particolare nelle zone che vivono di turismo, ok? Le Canarie non sono la Lombardia, Lombardia c'è anche una industria. Nel Veneto, che è la regione comunque italiana con più turisti, c'è un'industria. Sicuramente saranno ammazzata, ma certi posti dove vivono solo di turismo sono dolori. In Inghilterra c'è stata la svalutazione, con la Brexit si è svalutata la sterlina. Gli inglesi non hanno più tanto potere d'acquisto, ragazzi, e viaggiano sempre di meno anche loro. Anche loro comunque sono stati spaventati. I tedeschi non sono gente spendacciona. I tedeschi si muovono, ma anche loro, con la crisi, la preoccupazione, si sposteranno sempre di meno. I tedeschi li conosco bene, ci ho abitato anni in Germania. I tedeschi non è gente che spende tanto. I camperisti che si muovono, eccetera, eccetera, tendono sempre al risparmio. Olandesi uguale. Il turismo forte, dove gira l'economia, è la zona di Adeche, a Tenerife. Tenerife fa in un mese il fatturato che fa tutta Fuerteventura, che è un'isola comunque dove arrivano molti surfisti, che non sono dei noti spendaccioni. Il forte ce l'hai a Tenerife, nella zona del Duque, nella zona di Playa Las Americas, dove ci sono i russi. I russi spendono. Un russo vale 1.000 inglesi che arrivano lì, o 100, o 100.000, o 100.000. Se prendi 1.000 russi, valgono 100.000 turisti inglesi e tedeschi, per quello che spendono, perché difatti le zone più top in sono comunque a Tenerife. Io la vedo molto dura quest'anno, la vedo dura anche per il prossimo anno. Mi posso sbagliare, per l'amor di Dio, ma io che penso e credo che tutto questo cinema che hanno fatto non finisca così subito a tarallucce vino, ma anche perché, anche se per ipotesi, ammettiamo, non ci sia di nuovo una chiusura, noi siamo in una situazione, e qui devo parlare di economia, purtroppo, cioè, se uno non ne capisce un cazzo, non ne capisce niente, però cerco di parlare in termini semplici, in modo tale che questi piccoli Warren Buffett che crescono, magari capiscono qualcosa. Cerco di essere molto semplice. È come se avesse a che fare magari con un bambino di 15 anni o un ragazzino. Quando si crea crisi, ok? Ascolta bene, che magari qualcosa imparate, signori di Fuerteventura. Questa non è una crisi sanitaria, è una crisi economica, ok? Dove c'è stata una contrazione del PIL, fra poco arriveranno i dati che non si vedeva dal 1929. Ok? È una crisi economica, non sanitaria. È una crisi economica, non sanitaria. Aprite qualche libro ogni tanto. Ok, magari imparate qualcosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento, per non far crollare tutto, perché altrimenti sarebbe venuto giù il mondo veramente, le banche centrali stanno iniettando liquidità. Ok? Ok. Ma che cosa sta succedendo? Che le azioni hanno rimbalzato e sono saliti, ma gli utili sono andati giù. Questo distacco, questo ratio, si è allargato alla forbice in una situazione del genere. Non si vedeva dal tempo del 2000 con la bolla delle dot.com.
Aprite un libro, cazzo, ogni tanto. Ogni tanto studiate che cos'è l'economia, cosa sono i mercati. Tu non parlarti di qui, di là, di su, perché io sto parlando di economia. I nodi vengono al pettine. Rimbalzo, trappola del toro, utili che vanno così. Che cosa stanno facendo le grandi aziende? Stanno prendendo i soldi dalle banche centrali, li fanno dei buyback, li mettono a bilancio, ma non li iniettano nel sistema. E intanto la gente resta a casa, in cassa integrazione oppure in disoccupazione, licenziata. Tira, 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 tira. Si sta anche creando inflazione, perché i prezzi stanno aumentando se andate nei supermercati. Si sta creando un mix micidiale. Questa non è una crisi sanitaria. È una crisi economica. Studiate! Iniezione di liquidità. Aumento della disoccupazione. Aumento della povertà. Distacco dei valori azionari con la realtà. Di solito il rimbalzo dura 6 mesi. 3 mesi di trappola del toro, 3 mesi per prendere i retail, il parco boy, per fare la tonnara, per chiudere nella rete, 3 mesi di normalità e poi. Dopo 6 mesi, come sempre è successo, basta studiare, basta informarsi, basta vedere gli andamenti economici. Dopo 6 mesi, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, è partito tutto marzo, il rimbalzo. Settembre barra ottobre. Rialzo dei tassi, fine dell'iniezione della liquidità, fine del quantitative easing. I due indici che uno continua ad andare su e uno continua ad andare giù. Settembre barra ottobre, come avevo previsto a febbraio, arrivano gli sberloni. Cari amici di Fuerteventura, a ottobre, che ci sia il Pippo Virus, che non ci sia in Europa. E anche negli Stati Uniti d'America, ancora peggio che da noi comunque. Arrivano gli sberloni forti, fortissimi. E questi sberloni vanno avanti almeno per un anno e mezzo. Non esiste un mercato orso che dura un mese e mezzo. Non è mai esistito, ok? Iniezione di liquidità, distacco dalla realtà, ratio, uno sale, l'altro scende, devono tornare a congiungersi, falliranno un mare di aziende, il peggio deve ancora arrivare. A livello europeo, Italia, Germania, Spagna, Inghilterra, eccetera, eccetera, eccetera. Se il peggio deve arrivare, ok, e arriverà. Questione economica, cioè, mi sembrano come quelli che compravano Tiscali ai tempi che saliva. Ma sì, diventeremo tutti pam, spianati o si ha pagine gialle. Scoppio della bolla. È una crisi economica, non finanziaria. Cazzo, studiate. Le bolle non le prendete col retino.
le bolle scoppiano. Le bolle scoppiano. L'Europa sarà spianata per almeno un anno e mezzo. A Fuerteventura, fra 2 anni, le case te le tirano dietro. Non varranno più un cazzo. Sperderanno minimo il 60-70%. Perché quello che arriverà a ottobre sarà una crisi devastante. La gente non viaggerà, non spenderà. E se non spende, se non viaggiano, i posti turistici saranno spianati. Il bello o il brutto non arriva adesso, arriva ottobre-novembre. E questo non è che vale solo per le Canarie, vale per l'Algarve in Portogallo, vale per la zona Viana Viana do Castelo che hanno costruito tutto. Viale per tutte le zone turistiche della Spagna, dell'Italia, della Grecia, ovunque. E vale anche per ristoratori, baristi, italiani che vivono e lavorano in Italia. Vale per tutto un discorso europeo. Sarà una crisi devastante. E arriverà. Arriverà perché tu continui ad alimentare un sistema morto iniettando liquidità che non va nelle tasche del poveretto che guadagna 1.000-1.500 euro al mese, quindi va nelle sue tasche e potrà comunque spendere. No, vanno nelle grandi aziende, nei grandi manager, che a loro non gliene fotte un cazzo il giorno che falliscono, intanto si sono imboscati. Le grandi banche non aiutano i poverini. Se i poveretti, il popolino normale, non ha i soldi, inglese, tedesco, non viaggia. Cioè, è una questione facilissima da capire. Basta studiare un po' di economia, basta vedere che cosa è successo in passato. Allora, ragazzi, la storia non si ripete. La storia in generale. Cioè, oggi chi prova a mettere piede in Russia prende gli sberloni pesanti. A livello di storia ci sono state delle storie, c'è stato Gengis Khan, c'è stato l'impero romano. Non è che la storia è uguale. Dal punto di vista economico, invece, sì, la storia è sempre uguale. Basta vedere il passato per capire il presente. Tutto quello che succede a livello di espansione, di crisi, di cicli economici, funziona così. Fra un paio d'anni a Tenerife, a Fuerteventura, a Lanzarote, a Gran Canaria, le case te le tirano dietro. Ci sarà una spianata. Psst, tabula rasa. Peggio del 2008. Peggio del 2008. È una crisi economica questa. Non è una crisi finanziaria. Scusate, è una crisi economica, non è una crisi sanitaria. È una crisi economica e finanziaria, non sanitaria. Fra 2-3 anni troverete degli affari da paura, ok? Se uno delle case, la cosa che deve fare è non vendere. Tiene, i prezzi crolleranno, poi fra 7-8 anni ritorneranno allo stesso valore di prima. Ma è una legge di mercato. Prima scoppiano le bolle finanziarie sui mercati. Poi, dopo un anno e mezzo, scoppiano le bolle immobiliari, che hanno già iniziato a scoppiare, ma l'onda lunga è sempre 2-3 anni dopo. Non ho detto che le Canarie sono morte, non ho detto che le Canarie sono finite. Ho detto che le Canarie avranno 2-3 anni di crisi forte, come tutto il resto d'Europa, dove ci sono le zone turistiche. Cioè, la crisi ci sarà ovunque, ovviamente, in particolare comunque dove i clienti sono
fortemente, diciamo, europei, inglesi, tedeschi, compagnia varia. I russi stanno prediligendo le loro zone di mare, Sochi, Crimea, stanno andando tantissimi in Crimea, che è un bel posto, tra parentesi sono stato, gran posto, e i russi hanno il palladio, con il palladio vi comprano tutti, tutti a voi vi comprano. È una crisi economica, non è una crisi sanitaria.